Benvenuti tutti nuovamente su questo canale. E stiamo per trasmettere un'altra udienza del processo dell'Utri che si è tenuta a Palermo il 12 maggio del 2003. In aula ascolterete le testimonianze del giornalista Michele Santoro e di Paolo Berlusconi. Buon ascolto. Allora, dottore Santoro è presente? Si accomodi, dottore Santoro, si accomodi. Se è in aula, dottore Papalia, deve essere allontanato all'aula stessa. Va bene? Grazie, signora, sì. Prego, dottore Santoro, si accomodi. Legga la forma di impegno che è davanti a sé. E innanzitutto glielo devo chiedere, consente di essere ripreso dalle telecamere che sono in aula? Va bene, d'accordo. Lega la forma di Consapevole impegno. della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Allora, le sue generalità per esteso. Mi chiamo Michele Santoro, sono nato a Salerno il 2 7 del 1951, Sì, qual è la sua attività? giornalista. Bene. Allora, dottore Santoro, lei è stato citato nell'ambito del procedimento penale a carico di Dell'Utri Marcello e Cina Gaetano dalla difesa dell'imputato Dell'Utri Marcello. La difesa ha rinunciato alla sua audizione. Avvocato Tantino, insistete nella rinuncia? Sì, Presidente. Vabbè, non avete domande da porre? Allo Stato no. Allo Stato no. Bene, signora del Pubblico Ministero. Presidente, non per volere iniziare subito con questioni, diciamo, tecnico-giuridiche, il test è test della difesa. Sì. La difesa ha rinunciato, il Pubblico Ministero non ha consentito alla rinuncia della difesa, il che significa che la difesa è in esame, il Pubblico Ministero è in controesame. Sì. Sicché se la difesa non ha domanda da porre, significa che rinuncia all'esame. Il Pubblico Ministero svolge il proprio controesame. Certamente. Perfetto. Sì. E quindi la conseguenza è che la difesa poi può intervenire in esame. Può fare l'esame, il Pubblico Ministero va poi in controesame sul Sì. posto di rinuncia. Quindi per il problema dell'eventuale suggestività delle domande, sono per Evidentemente questo. siamo in controesame. No, Appunto. va bene, Presidente. Allora, prego, dottore. Sì, dottore Santoro, lei è stato dipendente Mediaset? Sì, sono stato dipendente Mediaset per 3 stagioni televisive a partire dal 1996. E poi sono tornato alla RAI, credo nel settembre 99. In particolare, con il contratto che lei stipulò con Mediaset riguardava che tipo di attività che lei svolgeva? Dunque, io con Mediaset avevo un contratto articolato, una parte del quale era come direttore, con il grado di direttore, diciamo, che inizialmente era ad personam e poi è diventato invece direttore di testata, perché Moby Dick fu registrata come testata presso il tribunale e quindi divenne una vera e propria testata giornalistica autonoma. Inizialmente ero un direttore ad personam, con vari contratti come conduttore, autore, eccetera, laterali, però diciamo nel mio contratto iniziale pretesi una clausola di rinuncia all'esercizio del controllo da parte del direttore di rete nei confronti dei miei programmi e quindi ero un direttore dei miei programmi, chiamiamolo così, responsabile di quello che mettevo in onda. E la sua attività comunque era specificamente con la trasmissione Moby Dick, Sì, che era una trasmissione. Moby Dick, ci fu un'altra trasmissione che poi si chiamò Mobis, che era antesignana di Chuchat Reportage. In particolare Moby Dick era una trasmissione settimanale, no? Sì. Senta, rispetto ai quali, nella scelta dei temi cui dedicare le trasmissioni, erano temi che sceglieva lei del tutto Nella autonomamente. mia completa autonomia. E fra i temi, fra i temi di cui si è occupata la sua trasmissione Moby Dick, vi sono stati temi che hanno riguardato la criminalità organizzata e poi in particolare temi che hanno riguardato specificamente l'imputato di questo processo, cioè il senatore Marcello Dell'Utri. Sì, in particolare
ci fu una trasmissione, credo che collocata sul finire delle mie tre stagioni. Quindi adesso io sulle date non sono particolarmente preciso, ma comunque esistono documentazioni di tutto quello che... Comunque l'anno fu nel 99, questo? Sì, credo all'incirca 99. Senta, e questa trasmissione... Perché era la fine della parte variabile del mio contratto, perché io avevo un contratto come dipendente, quindi a tempo indeterminato, e avevo un contratto variabile che andava negoziato di 3 anni in 3 anni. E questa trasmissione è una trasmissione per la quale venne invitato e partecipò in studio come ospite lo stesso senatore Dell'Utri? Sì, inizialmente lo avevamo intervistato con un'intervista registrata, poi fu lui stesso a chiamarmi per dire che preferiva venire in diretta. Ci sono state le solite telefonate che avvengono con ospiti di primaria importanza, perché è chiaro che lui era un soggetto di cronaca privilegiato, in quanto parlavamo della famosa vicenda dei pentiti, c'era un pentito che accusava gli altri pentiti di averlo indotto, diciamo, una sorta di provocazione nei confronti del senatore, l'oggetto della cronaca era quello, e quindi ci furono le solite telefonate che si fanno con personaggi di questa importanza, e poi dopo ci fu la trasmissione. E in particolare, così per spiegare alla Corte, al Tribunale, esattamente quale vicenda lei fa riferimento anche alla vicenda di un incontro che sarebbe avvenuto fra il senatore Dell'Utri e un tale Chiofalo Giuseppe. Esatto. Senta, e vicenda, mi pare Garaffa si chiamasse. È la vicenda Garaffa, sì. Finita la trasmissione, lei ebbe modo di avere contatti diretti o indiretti con il senatore Dell'Utri? Presidente, opposizione, la domanda è esula dal tema che noi avevamo proposto, nel nostro capitolato. Sì, ma vediamo cosa vuole parare, dove vuole parare il PM. E prevedete che cosa, il Ministero? Il capitolato fa riferimento specificamente su eventuali interferenze dell'azienda Fininvest nella conduzione dei loro programmi, con particolare riferimento ai dibattiti e alle notizie in tema che mi sono organizzati. Quindi stiamo parlando di un dibattito televisivo, sì, avente a che fare con il tema della comunità organizzata, sì, e con lo specifico tema relativo, sì, a questo processo. Stavo chiedendo al test, e mi sembra che rientriamo perfettamente nell'ambito, sì, del capitolato, se vi furono contatti con il senatore Dell'Utri successivi a quel programma. Va bene, dottore Santoro, può rispondere quando formerà la domanda del pubblico ministero. Sì, la domanda era se vi furono contatti, se lei venne contattato dal senatore Dell'Utri successivamente alla trasmissione. Dunque, intanto ci fu un andamento abbastanza teso dalla trasmissione stessa. Tanto per intenderci, questa è quella famosa trasmissione nella quale ci fu quel famoso lapsus di Dell'Utri, nel quale, rispondendo ad una mia domanda finale, disse insomma qual è la verità su di lei, e lui rispose: io sono un mafioso, con un chiaro lapsus. Devo dire che insomma in quella circostanza mi comportai in maniera molto solidale nei suoi confronti, perché capivo che questo era venuto alla fine di una trasmissione. È anche una trasmissione che iniziò con una dichiarazione del senatore Dell'Utri, una citazione di Luciano Ligio. Esatto. Ricorda la citazione del senatore Dell'Utri? Ma insomma, il concetto suo era: io non sono né con la mafia né con l'antimafia, insomma. Comunque, ripeto, la registrazione della trasmissione è a disposizione, per cui se i miei ricordi sono confusi uno può guardare, sì, tranquillamente. Sono stati anche acquisiti agli atti. Sì. E invece, per quanto riguarda lo svolgimento della trasmissione, ripeto, rispetto a questo momento finale abbastanza drammatico, perché è chiaro che poi Blob ha infierito su questa frase, insomma è stata ripresa da altri organi stampa e compagnia bella, c'era anche Sgarbi in trasmissione che in maniera esagerata disse: mamma mia, adesso è successo un disastro, si mise le mani nei capelli. Invece il mio atteggiamento fu quello di consentire al senatore di riprendere il controllo della situazione e di spiegare meglio che cosa
volesse dire. In realtà lui voleva dire sono un palermitano e poi ha spiegato bene che cosa voleva dire, diciamo, dal suo punto di vista. Invece c'erano stati dei momenti di nervosismo durante la trasmissione, perché io avevo riproposto dei brani della intervista registrata che lui ci aveva dato in precedenza, e poi, diciamo, erano state fatte sentire alcune telefonate, intercettazioni e cose varie. Mio parere di tutto questo, insomma, il senatore era stato informato con dovizia di particolari. Secondo lui invece non era così, e quindi ci sono stati momenti di tensione, con, in particolare con il mio collaboratore, che è Sandro Ruotolo, che ha fatto l'intervista registrata. Poi intervenne telefonicamente anche, mi pare, il Garaffa, e quindi, diciamo, questo creò un ulteriore momento di tensione nei break pubblicitari, con un po' di, come si può dire, insomma, noi, questi malumori venivano espressi in maniera abbastanza eloquente, con frasi tipo mi avete teso una trappola, ma sempre in maniera garbata, perché Dell'Utri si è sempre espresso senza alzare mai il tono della voce, insomma, manifestava un suo dissenso rispetto a come era stata costruita la trasmissione. E poi ci sono state, però, ci sono state, scusi, delle conseguenze. Scusi, diciamo, se la interrompo, ma per chiarire, visto che lei vi ha fatto cenno, il senatore Dell'Utri prima della trasmissione era stato informato degli, sì, ospiti in studio, del tipo di informazione che sarebbe stata data? Del tipo di problemi che sarebbero stati posti nel corso della trasmissione, non ovviamente delle domande, della scaletta in linea di massima. Quindi dei pezzi filmati che sarebbero stati inseriti? Esatto, del tipo di filmati che sarebbero stati. Praticamente la domanda, il capitolato sul dottor Santoro era molto più generico, si riferiva a eventuali interferenze sulle linee redazionali decise dal dottor Santoro in piena autonomia, mentre qui l'esame del pubblico ministero sta avvertendo su quel che è accaduto in una particolare trasmissione, ma non per andare a verificare se vi siano state interferenze oppure no, quanto piuttosto quale sia stato l'atteggiamento del dottor Marcello Dell'Utri nell'ambito di quella trasmissione. Sì, allora... E quindi, Presidente, mi sembra che sia assolutamente estraneo al capitolato. Dove sono le interferenze? Vabbè, le interferenze è quello che dobbiamo... Che... Quindi. No, Germano, dovrebbe sbagliarsi, ma sembra di capire che qua sono delle domande propedeutiche poi a quello che sarà l'oggetto del suo esame. Evidentemente, non per interpretare la volontà del pubblico ministero. Il pubblico ministero ha fatto una prima domanda introduttiva al fine di individuare quali trasmissioni siano state... condotte dal dottor Santoro, ovviamente, aventi attinenza al capitolato. Una sola trasmissione per il periodo Mediaset riguardava il capitolato, e su questa trasmissione va bene, come se lo può procedere, può proseguire. Però l'avvocato quantomeno è riuscito a fare per un attimo perdere il filo al pubblico ministero, non potendo il risultato a cui mirava. Ci chiedeva se il senatore fosse informato ultimamente della scaletta degli ospiti che partecipano alla trasmissione. Sì, se non e su questo ho già detto che... Sì, nessuna interferenza, potrei dire, nella fase di preparazione della trasmissione, anche nella fase in cui la trasmissione è stata fatta, perché solamente un disagio manifestato in maniera abbastanza eloquente. Ecco, ma... Io l'avevo interrotta prima per porre questa domanda sui contatti precedenti rispetto alla trasmissione del senatore Dell'Utri. La domanda da cui eravamo partiti invece era quella relativa a quello che accadde dopo la trasmissione, se vi furono contatti con il senatore Dell'Utri e se vi sono state conseguenze all'interno della, in relazione ai suoi rapporti con l'azienda Mediaset. Direi che dopo è accaduto poco, nel senso che non ci sono... Innanzitutto vi fu un contatto con il senatore Dell'Utri successivo? Fu uno dei contatti... Ah, francamente questo non lo ricordo, ma non credo, onestamente, in linea generale mi pare che non ci fu alcun contatto. Invece ci fu una... devo dire che anche la prima volta che lo racconto, perché ho sempre orientato i miei rapporti con Mediaset ad un'estrema riservatezza riguardo a come si sono svolti in tutti i loro dettagli, perché ritengo che facciano parte della mia vita professionale, ma dato che sto procedendo sotto giuramento, insomma, non posso non dire quello che è accaduto. Quello che è accaduto è che si è realizzata una situazione di estrema freddezza, diciamo, da parte dell'editore.
L'editore nei miei confronti è rappresentato in particolare dal presidente Confalonieri e dal direttore generale Mario Brugola, con i quali io ho sempre avuto rapporti di straordinaria cordialità. Diciamo che dopo questo episodio c'è stata una brusca frenata e gli accordi, diciamo il lavoro già in corso da parte dei miei agenti è stato interrotto, c'è stata una sorta di pausa per quanto riguardava la rinegoziazione del mio contratto, tra l'altro senza dare nessun tipo di spiegazione, quindi non è che ci sono stati dei colloqui, cioè tutti sapevano che questo era in relazione a questa trasmissione, ma nessuno ne aveva mai parlato, cioè diciamo né io ho mai parlato con Confalonieri di cose attinenti a questa trasmissione, perché non ci sono mai state, ripeto, pressioni di alcun tipo esplicite rispetto al mio lavoro. C'è stata questa situazione di gelo, questa situazione di nervosismo, che poi è stato uno dei motivi che mi ha determinato a cercare un contatto con la RAI, e io ero invitato stabilmente al comitato editoriale del quale facevano parte tutti i direttori di Mediaset, e non sono stato più invitato. Queste sono le due cose che sono accadute. A dire il vero, sono trascorsi alcuni mesi, i rapporti sul finire, quando ormai io ho già deciso di andare in RAI, si sono riannodati. Confalonieri mi ha chiesto di rimanere a Mediaset, ma io poi avevo già deciso di firmare per la RAI e quindi non sono rimasto a Mediaset. Ripeto, non ho mai parlato di questo argomento con Confalonieri né col direttore generale Brugola, anche se si dava forse con Brugola più per scontato insomma, che esisteva questo problema. Con Confalonieri mai. Confalonieri ho parlato invece della trasmissione, quello che ho fatto in RAI, che ha sollevato enormi polemiche, insomma. No, ma ne ho parlato questo nel corso di una conversazione molto amichevole, insomma, e successiva quindi di qualche anno, in cui non ha mai fatto riferimento alla trasmissione precedente, ma mi ha semplicemente espresso un suo dissenso per quella che aveva fatto in RAI, ma parlando tra persone che si conoscono e si rispettano, perché io rispetto molto il presidente di Mediaset, per persona di modi civilissimi, garbata e anche di convinzioni diciamo molto liberali. Senta, quindi lei prima di questa trasmissione veniva regolarmente convocato, è il termine esatto, per partecipare al comitato di redazione. Forse è invitato il termine esatto. Comitato editoriale. Invitato, esatto. E chi è che si occupava di invitare i vari direttori al comitato? Erano inviti fatti dalla presidenza Confalonieri. Ed erano riunioni in cui partecipava, presieduta tutti i direttori di testata. E chi la presiedeva? E direte, Confalonieri. Da quel momento non venne più invitato a questo comitato. Qual era le funzioni del comitato? Erano di discutere sulla linea editoriale dell'azienda, le cose che si facevano, fare delle osservazioni sui programmi, sulle tendenze, insomma, era un po', come dire, un briefing, no? Sullo stato dell'azienda quel momento. Erano riunioni che di media si svolgevano ogni mese e mezzo. Senta, lei ha detto anche che si determinò una sorta di gelo anche in rapporto alle fasi della trattativa per il rinnovo del contratto. Eravate in una fase di la parte variabile, ripeto, io avevo una parte del contratto che era a tempo indeterminato, quindi non soggetta a trattativa, e una parte invece variabile, che erano tutte le mie prestazioni come conduttore, autore. Rispetto a questa parte, contratto simile a quello che ha adesso in RAI, anche se questo non si potrebbe dire, insomma, per varie ragioni, ma non attengono all'oggetto del processo. L'oggetto del processo. E, dicevo, eravate quindi nella fase di suoi agenti di rinnovo per questa parte, diciamo, variabile. Sì. E vi fu un improvviso blocco delle tre. No, il mio agente ha detto: guarda, che qui si è bloccato tutto, stavamo andando perfettamente, avevamo già delineato tutte le parti, quindi no, si è bloccato tutto. Ed è ovvio che lui, il mio agente era Giorgio Assuma, peraltro una persona molto conosciuta nel nostro ambiente e molto esperta, no, dei rapporti Mediaset e anche quelli RAI, tra gli editori, diciamo, gli autori.
per intenderci è la persona che ha perfezionato l'acquisto di Italia 1 da Rusconi, insomma, per conto di Mediaset, quindi una persona molto dentro, socio di Maurizio Costanzo, molto dentro le vicende del mondo editoriale, mi ha detto: guarda, qui c'è questa situazione che è stata determinata probabilmente da quella trasmissione. È chiaro che no, non si può fare nessuna connessione diretta, perché è uno stato d'animo quello che noi possiamo registrare, non possiamo. Nessuno mi ha detto: guarda che tu. È chiaro. Quindi è solamente una deduzione, insomma. Senta, lei ha detto che ebbe modo poi di parlare con Confalonieri, di commentare con Confalonieri rispetto al quale, vicenda rispetto alla quale il dottore Confalonieri espresse delle critiche nei suoi confronti per un'altra trasmissione invece Fatte in Rai. Sì. Quale trasmissione si riferisce? Una trasmissione del Raggio Verde, nella quale c'è stato anche Dell'Utri come ospite. Era una trasmissione che riguardava anche la questione degli eventuali rapporti. Riguardava la famosa intervista a Borsellino e tutta la vicenda che era emersa dopo l'intervista di Travaglio a Lottazzi. Fa riferimento all'intervista di diciamo dottor con una Borsellino di quelle che era trasmissioni stata, scusi perché sennò poi nella registrazione sì. Viene male. E riferimento alla famosa intervista, le diceva, del dottore Borsellino, sì. Che era stata mandata in onda prima del Renews 24, esatto. Relativa dove citava il dottore Dell'Utri nel corso dell'intervista, esatto. Stessa. E quindi anche questa era una trasmissione che aveva come oggetto anche la questione dei presunti rapporti con l'organizzazione mafiosa del dottore Dell'Utri. Esatto, è una di quelle trasmissioni che il Presidente del Consiglio definisce criminose, criminali, insomma. Questa trasmissione partecipò il dottore Dell'Utri, ebbe anche in questa circostanza dei contatti con il senatore Dell'Utri prima, sì, sì. E dopo? No, già precedentemente, perché noi abbiamo trasmesso prima un'intervista al finanziere Lapisarda, e io nel corso di quella precedente trasmissione, che pure aveva sollevato una qualche polemica, avevo invitato pubblicamente il senatore Dell'Utri a partecipare. Il senatore Dell'Utri aveva chiesto di intervenire già nel corso di quella trasmissione ed era intervenuto telefonicamente, ma poi io gli avevo detto: guardi, venga in una delle prossime. Non venne, mi pare, la settimana successiva, ma a due settimane di distanza. Tanto gli dissi: guardi, è sicuro, l'interesse del pubblico sulla trasmissione non scemerà, anzi aumenterà, quindi lei può venire pure quando meglio crede. E lui è venuto due settimane dopo, insomma, abbiamo parlato come al solito della trasmissione, è stato concordato con lui la presenza anche di Lino Iannuzzi e sono stati concordati con lui anche gli ospiti diversi che abbiamo avuto nel corso della trasmissione. Anche in relazione a questa trasmissione vi sono stati strascichi polemici nel corso della trasmissione e successivamente? No, nel corso no. Dottor Santoro. Presidente, dobbiamo anche adesso estendere l'esame al rapporto fra il dottore Santoro e la RAI. Credo che avesse una specificazione cronologica e fattuale, articolato, quanto mai tassativa. Quindi qua adesso ci stiamo occupando anche della collaborazione, del rapporto fra il dottor Santoro e la RAI, di incontri o comunque di relazioni che si svilupparono nel tempo con il dottor Dell'Utri una volta che cessò il rapporto del dottor Santoro con Mediaset e cominciò quello con RAI. Quindi affida al Tribunale la verifica della pertinenza con il tema della Credo rapporto. Che il professore abbia fatto domanda a completamento dell'oggetto principale. Presidente, la questione, e se... Comunque, commissario, tenga presente che noi con la cassetta l'abbiamo già richiesta, dottore Santoro, è stata inviata. Allora, non chiederò nulla sul contenuto della trasmissione. L'unica domanda che pongo, siccome, come è noto, la trasmissione a cui ha fatto riferimento il dottore Santoro è una trasmissione che venne trasmessa poco prima delle ultime consultazioni elettorali, che determinarono poi la vittoria dell'attuale maggioranza con una serie di modifiche all'interno degli assetti RAI, e che quindi l'eventuale questione delle interferenze sulle trasmissioni dirette dal dottore Santoro, dato
i nuovi assetti organizzativi RAI, si ripropone rilevante in questo processo, così come può essere rilevante le eventuali interferenze rispetto ai programmi Mediaset condotti dal dottore Santoro, il pubblico ministero insiste per porre un paio ancora di domande sulla questione. Qualora il tribunale ritenga che ciò esuli dal capitolo di prova, il pubblico ministero chiede di estendere il capitolo di prova anche a questo tema. La domanda qual è? Trattandosi di temi peraltro già entrati nel nostro processo, sia per via della acquisizione agli atti della cassetta relativa alla trasmissione Reggio Verde, sia in relazione alla specifica vicenda dell'intervista del dottore Borsellino che, come è noto, costituisce pure oggetto in parte del processo. La domanda è se vi furono successivamente a questa trasmissione degli strascichi polemici che ebbero delle conseguenze sulla posizione del dottor Santoro all'interno della RAI. Presidente, siccome qua siamo alla richiesta di estensione del capitolato e ci stiamo spingendo... No, un attimo, è una... mi scusi se lo interrompo. La mia è una subordinata. Il pubblico ministero ritiene che rientri già nel capitolato di prova. Qualora, ho detto, il collegio dovesse ritenere che non rientri nel capitolato di prova, il pubblico ministero chiede l'estensione del capitolato. Perché sostanzialmente si deduce dal pubblico ministero che la sorte del dottor Santoro, nota a tutti, sia dipesa da quella trasmissione. Questa è la fine della sostanza. E allora, siccome qua siamo nell'ambito... Qua siamo nell'ambito delle congetture più spicciole, se vogliamo noi estendere il capitolato, di fatto, o formalmente anche a questo tema, evidentemente noi dovremmo andare a ripercorrere una per una le singole trasmissioni, i rapporti con la RAI, che non credono facciano parte di questo processo. Ma non è stato il pubblico ministero a introdurre in questo processo il tema dell'eventuale interferenza sui giornalisti. Non capisco perché non si sono posti problemi per Maurizio Costanza, per Enrico Mentana, per Paolo Ligori, per Enrico Feltri e per Vittorio Feltri. I problemi sono per Pedro Santoro, per favore, mi permette, con la RAI. Il discorso della RAI mi sta sembrando veramente... Va bene. Allora, la domanda è stata posta, l'ha già sentita, dottore Santoro, può rispondere? Rispondo che durante la trasmissione non c'è stato... Ciò però ha un riferimento in qualche modo con l'imputato di questo processo, che è il senatore Dell'Utri. Cosa? Se mi sono spiegato. Quello che... ha chiesto il pubblico ministero ha un riferimento alla posizione del senatore Dell'Utri. Certo. Comunque, relativamente all'andamento della trasmissione non c'è stato nessun problema questa volta. La trasmissione si è svolta senza proteste all'interno, senza manifestazioni di dissenso, se non per inezie, diciamo, insignificanti. E, per quanto riguarda quello che è successo dopo, ritengo che non sia necessario che io mi esprime, perché la questione è di tale rilevanza pubblica. Scusi se la interrompo, non fu durante la trasmissione che vi fu una telefonata del presidente Berlusconi? Non in quella. No, diciamo che il presidente del Consiglio ha fatto 5 esposti all'autorità per le comunicazioni di sua firma relativamente alle nostre trasmissioni preelettorali. E queste chiedendo tra l'altro che la trasmissione non potesse essere... C'è un problema nella registrazione. Posso? Possiamo riprendere. Dicevo che durante, l'ho detto, per quanto riguarda quello che è successo dopo, ritengo che con un minimo di osservazione di quello che è accaduto tutti possono trarre, diciamo, le loro conseguenze, indipendentemente dalle interpretazioni che ciascuno di noi può dare della vicenda, cioè nel senso che indubbiamente quella trasmissione ha avuto un'enorme rilevanza per quello che poi è accaduto in RAI. Che questo sia determinato da colpe mie o da meriti del senatore Dell'Utri, diciamo, questo ciascuno può avere una sua opinione in merito. Diciamo che obiettivamente quella trasmissione è stata una delle ragioni per le quali si è sviluppata la polemica nei nostri confronti da parte del Presidente del Consiglio, e una delle motivazioni della sua presa di posizione in Bulgaria
e quindi è una delle motivazioni che sta alla base del nostro allontanamento dai programmi, diciamo. Questo è un discorso del tutto obiettivo, perché questo poi, se questo sia una, come dire, una pena meditata da parte mia oppure no, questo apre un altro tipo di dibattito, ma la rilevanza dell'episodio e fini di quello che è accaduto dopo mi pare, come dire, indubitabile. Sì, scusi se le chiedo precisazione di quello che per lei è ovvio, ma c'è anche, credo, un procedimento giudiziario, diciamo, da parte che vede l'onorevole Dell'Utri costituirsi nei miei confronti con una richiesta di risarcimento, credo. Del dottor Dell'Utri nei suoi confronti. Sì. Quindi fu una delle cause, quella trasmissione fu una delle cause del suo allontanamento dalla RAI. No, Presidente, non l'ha mai detto. Come? Non traiamo sintesi. Ma sta ponendo una domanda. Perfetto, allora Presidente, siccome è stato posto... È una domanda, in forma successiva ancora stessa può rispondere, sì o no? Siccome è stato un problema posto inizialmente dal pubblico ministero, non è che il nostro silenzio è stata una manifestazione di consenso alla tesi processuale esposta al dottor Ingroia. Per noi il pubblico ministero non può comunque rivolgere domande che tendono a suggerire le risposte, perché non è affatto in contrasto, volendo utilizzare la dizione spicciola del codice. Allora avrebbe dovuto lo stesso fare l'esame. Come? Avrebbe dovuto lo stesso fare l'esame, sì. Perché non è che diventa teste del pubblico ministero quella a cui lei ha rinunciato. Presidente, mi perdoni. Formalmente è così. Mi perdoni, formalmente il 490. Lei non può andare in controesame adesso. No, perché io non voglio andare in controesame. E allora? Se mi fa finire, sì. Forse troverà. Sì. Vediamo. Le potrò, sì, spiegare quello che desidero. Prego. Il 499, terzo comma, dice: nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione, sì, del testimone, da quella che ha un interesse comune, sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte. A meno che voi non mi venite a dire che l'ho chiesta io la citazione del dottor Santoro, quando io ci avevo rinunciato, sì, ed è stata chiesta su sollecitazione del pubblico ministero. Le cose sono due: o è stato il pubblico ministero che ha sollecitato la citazione, o devo pensare a questo punto, se vogliamo ritenere ortodosso il mio convincimento, che vi è un interesse comune alla citazione del dottor Santoro da parte del pubblico ministero. Quindi comunque, per espressa decisione del 499, sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte. Evitiamo di fare riferimento a esame o contrasame. Ma secondo lei il pubblico ministero non è in contrasame? Presidente, il contrasame non significa nulla. Il contrasame è un impegno. Come non significa nulla? Se mi fa... Presidente, io sto andando. Se dovete voi darmi la voce... Ma non sto dando la voce, non è stata dicendo, no, una cosa che non esiste. Voi ditemi dove esiste contrasame nel nostro codice processuale. È chiaramente un'indicazione nominativa che è stata convenzionalmente data. Sì. Dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Avvocato, il contrasame non esiste. Il codice si occupa... È l'esame condotto dalla parte che non l'ha chiesto. Il codice si occupa di ciò che è fisiologico. Lei ha citato il testo e voi rinuncia. Allora, come dissero... Lei sa che prima non era consentito. Perfetto, questo. Quindi... Se rinunciava l'altra parte non poteva dire niente. Sì. Ora c'è un'interpretazione nel senso che l'altra parte non rinuncia e deve essere sentito. Ma ciò non toglie che lei è sempre la parte che ha citato il testo. Perdoni, Presidente, che ha chiesto il testo. No. Io, non, io, ho chiesto, io avevo chiesto la citazione, ho rinunciato. A quel punto il dottor Santoro perché è qui? È stato citato dalla difesa o è stato citato su richiesta del pubblico ministero? Ma questa è citazione? No, il pubblico ministero, ah, non ha consentito la rinuncia della difesa. È stato citato dal tribunale come su tutti gli altri testi della difesa ministero. Su cui lei ha insistito. Su richiesta della difesa. Presidente, fate quello che volete, io credo che sia. No, noi facciamo quello che vogliamo. Perdoni, sento che ci sia. Noi facciamo quello che suggerisce il codice. Credo che il codice sia estremamente chiaro. Tanto è vero che i 92 testi cui noi avevamo rinunciato, che hanno sentito loro, certo. Abbiamo, sì, citati noi, va materialmente la procedura. Dottore, e non abbiamo fatto mai domande che tendessero a suggerire. Vuol ricordare la domanda che ha posto? Sì. La domanda che avevo posto al dottore Santoro è se questa trasmissione di cui stiamo parlando del Reggio Verde fu una delle cause del suo allontanamento dalla RAI. Io credo di essermi sforzato di dare a questa domanda una risposta il più possibile obiettiva. E insisto nel voler dare una risposta obiettiva, fino al punto di citare un elemento, cioè per quei 5 esposti fatti dal Presidente del Consiglio, l'autorità delle comunicazioni non ha mai disposto l'interruzione in campagna elettorale del nostro programma come veniva richiesto in questi esposti, però alla fine della campagna elettorale ha stabilito una sanzione nei confronti della RAI. Questa sanzione è stata stabilita precisamente riguardo alle trasmissioni che avevano come ospite Dell'Utri. In tutte le dichiarazioni del direttore generale che ha provveduto alla chiusura di Sciuscià, eccetera,
interviste pubbliche rilasciate ai principali organi di stampa del nostro paese, quindi riscontrabili, Corriere della Sera, eccetera, eccetera, si fa riferimento a questa sanzione, sanzione impugnata dall'editore nei confronti dell'autorità per le comunicazioni, ma che comunque è stata sempre considerata una delle motivazioni che hanno suggerito la chiusura di Chouchard. Quindi io dico che alla domanda non si può che rispondere di sì, obiettivamente, senza con questo entrare, diciamo, in una valutazione, no, sul chi abbia ragione e chi abbia torto. Cioè è probabile che abbia torto io, dico, è probabile, perché questo si stabilirà alla fine di alcuni percorsi. C'è anche un ricorso al TAR pendente a fronte di quella sanzione fatta, questo ricorso è stato fatto alla RAI, che era il mio editore al momento della sanzione. Diciamo che il mio editore di allora mi ha difeso e ha impugnato quella sanzione nei confronti del TAR. L'editore successivo, quello frutto di una nuova maggioranza politica nel paese, invece ha considerato quella sanzione una ragione per procedere nei miei confronti come si è proceduto. Mi sembra in questo modo di aver dato una risposta il più possibile obiettiva, insomma, e non polemica alla domanda che mi è stata rivolta. Senta, l'ultima domanda, dottore Santoro. Quindi qual è la sua attuale posizione rispetto alla RAI? La mia attuale posizione è che sono un dipendente RAI, quindi faccio ancora parte dell'azienda RAI e attualmente sono senza programma. Il giudice del lavoro ha esaminato la nostra situazione, anche tre giudici, diciamo, hanno potuto esaminare le ragioni della RAI in un ricorso avverso all'ordinanza del giudice del lavoro, alla prima ordinanza, perché il giudice del lavoro ha chiesto il nostro pieno reintegro e ha constatato l'esistenza di una discriminazione nei nostri confronti. Questa discriminazione è alla base anche della sentenza con la quale altri tre giudici hanno respinto il reclamo avanzato alla RAI. Attualmente l'ordinanza del giudice del lavoro è in fase di esecuzione, il 26 ci dovrebbe essere una nuova udienza nella quale verranno esaminate le posizioni delle parti. Diciamo che la RAI ha avanzato alcune proposte di ottemperanza, ma evidentemente il giudice non le ha ritenute congrue perché ha fissato una nuova udienza il 26. Questo è lo stato della situazione. Chiaramente i miei rapporti con la RAI sono, con l'attuale RAI, sono molto tesi, e tutti li conoscono, insomma sono oggetto di, diciamo, di una polemica giornalistica quasi quotidiana, ahimè, per cui la situazione resta difficile. Grazie. Ma sono state proposte trasmissioni, dottore Santoro? Sì, sono state proposte, ripeto, due trasmissioni, una all'una di notte, un'altra alle tre del pomeriggio. Io ho detto che quella non mi sembrava una corretta esecuzione dell'ordinanza del giudice, il giudice si è riservato e adesso ha richiesto, ha depositato una sua richiesta alla RAI che in tre giorni deve dire tutto quello che noi abbiamo fatto nei tre anni precedenti a questa situazione, diciamo. Allora, il commissario ha completato? Sì, ho completato. Sì. Di questa parte civile, c'è una domanda. Avvocato Giantino, vuole terminare l'esame che non ha iniziato? Con piacere, grazie. Con nuove domande, naturalmente. Sì, ovviamente. Con nuove domande, naturalmente. È chiaro. Lei ci spera per sì. Dottore Santoro. Sono tutte nuove ormai, sto sì, avvocato Enrico Tantino, dottore Santoro. Mi sembra strano rivolgere domande a uno dei più noti interroganti del nostro etere. Ma adesso sono sospeso, come lo sai, quindi... È a riposo. Ecco. Posso fare un'altra parte? Sì. Desideravo chiedere il suo rapporto con Mediaset quando nasce. All'indomani delle elezioni politiche del 96 che hanno visto la vittoria di Prodi e quindi la nomina del nuovo consiglio di amministrazione della RAI. Perfetto, lei già detto che stipulò... L'era, diciamo, della RAI dell'Ulivo. Sì, lei già detto che stipulò, beh, potrebbe, alla luce di quelle, di quello che avverrà dopo e dei suoi noti orientamenti, quantomeno polemici, poteva essere un autogol. Comunque lasciamo stare questo, no. L'interesse della televisione commerciale è fare audience alla fine, evidentemente. Quello che desideravo chiederle è, lei già ha detto che nel momento in cui stipulò questo accordo con Mediaset si garantì una sorta di autonomia per cui nessuno poteva interferire con le sue linee editoriali. Malgrado questo,
qualcuno è mai intervenuto per dirle sì, lo so che è autonomia, però ti segnalo questo, devi fare così, devi fare in quell'altro modo, cambia registro? No. No. Io chiaramente devo rivolgere domande anche sul notoio, lei mi permetterà. Non se non in termini estremamente corretti, come può avvenire tra un editore, certo, e un direttore. Certo, lei ha svolto molte trasmissioni sulla mafia, gliela pongo in termini retorici perché è una circostanza nota a tutti, con una forte connotazione polemica, come giusto che sia, contro la mafia, è giusto? Certo. Ecco, lo chiedo perché non, in suo assenso non mi viene registrato se non lo esplicita verbalmente. Nell'ambito di queste trasmissioni, lei ha mai ricevuto delle telefonate da dottor Marcello Dell'Utri o da altre persone di Mediaset affinché smorzasse un po' i toni contro la mafia? Assolutamente no. Nel momento in cui lei è stato, ha deciso di svolgere quella trasmissione di cui ha parlato, avendo come ospite il dottor Marcello Dell'Utri, lei ha detto pure che inizialmente il dottor Marcello Dell'Utri si era determinato per non venire al punto che avevate registrato la sua intervista. Io non so se lei ricorda se avevate... No, no, noi avevamo chiesto un'intervista, sì, registrata, e lui l'aveva concessa. Perfetto. Si ricorda se avevate anche chiesto che al suo posto venisse eventualmente in sua, in sua surroga uno dei difensori del dottor Marcello Dell'Utri? O lei o il dottor Ruotolo che abbiamo sentito essere suo assistente? No, 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 ma quando poi facemmo la trasmissione, per esempio, Dell'Utri volle che ci fosse in studio anche Vittorio Sgarbi, che era un, sì, difensore allora accanito, diciamo, di Dell'Utri, sia pure non nei termini giuridici, ma nei termini pubblici di prese di posizione, di testimonianze, di battaglie, diciamo, chiamiamole così, giornalistiche, e quindi Sgarbi era in studio insieme a Dell'Utri. Perfetto, le disse il dottor Dell'Utri al momento in cui accettò l'invito a venire in trasmissione, non voglio che vi siano contraddittori, o comunque mi dovete fare queste domande? No, no, assolutamente, chiese quali sarebbero stati gli argomenti della trasmissione e tutte le informazioni gli furono date. Mi ha detto pure, ha parlato di un lapsus finale, ecco, lapsus potrebbe essere un termine, non vorrei, equivoco, per cui potrebbe anche ritenersi che con lapsus si dicono cose che non si dovrebbero dire. Dice Freud, c'è posizione, Presidente, sono considerazioni dell'avvocato. Lei ha definito lapsus una frase che è possibile che fosse solo una battuta. Opposizione, Presidente, si tratta di riesame, non di controesame. Non, sì, sono consentite le domande successive, quindi, Presidente. Si è chiedendo al teste qual è stata la sua impressione. Anche non se era una battuta. Da parte del teste. Non era una battuta, assolutamente. È un momento drammatico. Quindi diciamo che la mia definizione di lapsus è assolutamente più corretta rispetto a quella di battute. Poi lapsus, non è detto, voglio dire, cioè, ci sono scuole di pensiero varie sui, sì, lapsus. Sì, d'accordo, a me quello che interessa sapere era lei come fa a, io mi sono permesso di rivolgere quella domanda chiedendo una valutazione al test, solo perché il test, parlando di lapsus, aveva già espresso una propria valutazione, quindi per questo sto scandagliando il tema. Resta come tale, però. Sì, ecco. Ecco, cioè, lei sulla... Voglio credere che dicesse la verità, cioè non credo che lei pensi che dicesse la verità, ecco, quindi qualche cosa è accaduto, un incidente linguistico, chiamiamolo come vogliamo, non usiamo nemmeno la parola lapsus. No? Per questo parlavo di battuta, non capivo come mai lei escludesse fosse una battuta, comunque è stato chiaro poi nella sua... No, ma non fui solo io, tutto lo studio lo percepì come un momento drammatico, capisco. Cioè, ripeto, ho citato Sgarbi perché credo che non sia, sì, sospetto di... come dire, i pregiudizi colpevolisti nei confronti del senatore Dell'Utri. Quindi Sgarbi si mise le mani nei capelli e disse, mamma mia, cosa hai combinato, si sente nella registrazione. Lei però ha anche precisato che capì in quel momento la tensione. Ma come un incidente. Certo, un incidente. Capì la tensione, mostrò anche particolare, non dico solidarietà, chiamiamola empatia, nei confronti del dottor Dell'Utri, che poi, ha pure precisato al tribunale, ha spiegato bene che cosa volesse dire. Lei ha detto questo a proposito di quella frase. Sì, ecco, se la può specificare. Diciamo che ha avuto una crisi, come sempre capita quando uno davanti alle telecamere fa un errore, si rende conto che sta parlando a milioni di persone. Cioè, uno per esempio può sbagliare un condizionale, può sbagliare un congiuntivo, insomma, ci sono questi errori anche linguistici, clamorosi, che uno può fare perché magari il cervello sta pensando alla parte successiva del discorso da fare, no? E quindi però c'è un momento di panico, chiamiamolo così. Io
quello che ho fatto, ho cercato di consentirgli tutto il tempo per respirare, per organizzare le sue idee, per dare quindi la risposta che lui riteneva più valida alla domanda che io ho fatto. Quindi diciamo che ha preso un po' di tempo per arrivare a riprendere il controllo di se stesso. E come chiarì il concetto? Lo chiarì dicendo: no, io volevo dire, sono un palermitano, quindi come tutti quelli che hanno avuto un'infanzia di un certo tipo, che sono stati nella città, che sono entrati in contatto con gli ambienti della città, insomma, ci sono queste suggestioni, per cui alla fine diciamo è come se uno desse del mafioso a tutti i palermitani, ecco. Benissimo. Questo è il discorso che faceva, ma questo, ripeto, è un mio ricordo, però lei può controllare dalla cassetta, ritengo sì, che sia sempre l'operazione più corretta. Io le parlo di quello che è il mio ricordo dell'episodio e non ho rivisto la cassetta di recente. Ho capito. Lei ha pure parlato di una frase attribuita dal senatore Marcello Dell'Utri a Luciano Liggio. Ricordo se la frase fosse a proposito dell'esistenza della mafia, fosse una nota battuta: se esiste l'antimafia, certo che esiste pure la mafia, qualcosa del genere. Potrei ricordare male io, eh? Sì, sì, ma è una genere, sì. Che poi si può mettere in vari modi. Sempre se non ricordo male, credo che non... Dopo pochi mesi. Lei è certo che in questi pochi mesi vi furono riunioni del comitato editoriale? Sì. Ne parlò con... praticamente quando si parla di comitato editoriale... Abbiamo già appreso nel corso del processo che partecipavano i direttori di testate, poi chi vi partecipava? Direttori di rete, direttori di testate, i principali responsabili delle strutture di produzione dei programmi. Ecco, c'era qualcuno fra tutti costoro che le era più vicino umanamente, personalmente, caratterialmente? Non so, un Maurizio Costanzo? Certamente, c'erano persone con le quali sono ancora oggi in ottimi rapporti, Costanzo, Mentana... Lo stesso Gori, che allora era ancora a Mediaset. Lei ha parlato di questo suo stato di malessere, se così lo possiamo chiamare, o comunque di questa sua intuizione, di questa sua deduzione relativamente a questa freddezza di cui si sentiva destinatario? Sicuramente ne ho parlato col direttore generale di allora, che era Mario Brugola, che era il mio interlocutore più, come dire, più stabile. E sicuramente ne ho parlato, come le ho detto, con Assuma, che era la persona che conduceva le trattative per mio conto. Benissimo. E Brugola cosa le disse? Confermò che vi erano stati, che vi era questa condizione di freddezza nei suoi confronti? Confermò, come può confermare un direttore generale, con molta prudenza, ma diciamo che la sensazione che io ne ricavai è che il problema esisteva, ma d'altro canto... diciamo così, che Assuma, ripeto, non è un personaggio di seconda linea, è un personaggio di primissima importanza riguardo a questo genere di cose, quindi se Assuma mi dice guarda che c'è questo problema, vuol dire che c'è, ma d'altro canto fino a pochi giorni prima la situazione era completamente diversa. Ecco, ma fu l'unica trasmissione, se mi permette l'espressione, scomoda fra virgolette? No, direi che ci sono state altre trasmissioni scomode, per esempio sono stato credo il primo in Italia a occuparsi in quel modo di elettromagnetismo. È chiaro che per esempio quello è un argomento che per quanto riguardava l'editore è un argomento terribile, perché voglio dire i ripetitori del... Però diciamo la sensazione è che ecco, l'argomento dell'Utri, ma anche per ragioni... Guardi, non è detto che siano ragioni... Cioè, proprio per ragioni di solidarietà che nel gruppo ci sono relativamente al senatore, è un argomento sensibile. Io non credo che questo sia... Fa scattare una forma di solidarietà. È lui che ha fondato Forza Italia, è lui che è stato all'inizio nell'avventura di Mediaset, no? Quindi si può capire che se c'è una trasmissione... diciamo dura da digerire, insomma, questa crei anche un malumore tra persone che hanno con lui una consuetudine di amicizia, di solidarietà umana, sì, eccetera. Se io stipendio un mio... Devo dire che non l'ho sentita con Previdi, io, per dire. Ho fatto una trasmissione con Previdi dello stesso tipo, ecco, su Previdi scattavano meno questi meccanismi. Ho capito. Però è stato assolutamente all'interno chiaro dell'azienda. È stato assolutamente chiaro, è stata più una difesa di solidarietà, di amicizia eventualmente, che peraltro... Io non lo so, non so
quale sia il motivo. Lei prima ha spiegato come sua sensazione, mi sto riferendo adesso. Non ho detto che era la mia sensazione, ho detto che però non escludo che possa essere per questo. Perfetto. La mia sensazione è di aver toccato un argomento sensibile. Perché sia sensibile lo sa solamente... Lo comprendo perfettamente. Se io do dei soldi a qualcuno che mi collabora e questo qualcuno che mi collabora parla male di un amico, a quel punto io me la penso se dargli dei soldi oppure no. Lo capisco perfettamente. Anche io. Sì, sì. Presidente, se si potessero porre domande invece di fare una chiacchiera da parte. In altro modo, questa condizione di freddezza che lei avvertì, l'avvertì pure in occasione di alcuni suoi reportage contro la mafia? No, no. Assolutamente no. I rapporti là erano, andarono lisci, tranquilli, si evolsero secondo la linea che già si era consolidata? Quella sì, linea. Cioè parlare di mafia genericamente non porta nessun problema, insomma, non comporta nessun problema. Ecco, beh, parrebbe così, però sai, in questo processo dobbiamo stare attenti. Ma io problemi li ho avuti sempre quando, ma anche lì, cioè diciamo io di queste cose ho avuto la fortuna di parlare anche col Presidente del Consiglio quando non era Presidente del Consiglio. Cioè per lui l'idea di essere accostata a, in qualche modo, di essere accostato in maniera diretta o indiretta a fenomeni mafiosi è una roba che gli solleva molte reazioni, quindi non è una cosa che lo trova indifferente, d'altro canto lo capirei per qualunque altra persona, se lo facessero con me mi arrabbierei ugualmente. Certo. Mi ricordi una cosa, quando lei cominciò la sua collaborazione con Mediaset, credo che già fosse avvenuto quel famoso episodio della maglietta data a fuoco, credo, sì, da lei e da Costanzo. Da Costanzo. No, però lei... No, non voglio dire che la trasmissione era comune, quindi... Ecco, la trasmissione comune. Le disse nel momento in cui si stipulò questo accordo con Mediaset, sì, però evita cose del genere? No, assolutamente no. Sì, vabbè, No. Ma ci mancherebbe, non avrei firmato nessun accordo. Ma devo dire che io quando ho fatto quella trasmissione, al momento, il giorno dopo, le prime congratulazioni che mi sono arrivate dall'allora Fininvest. Cioè la RAI non mi ha mai fatto le congratulazioni per quel programma. Quindi io ero RAI e Costanzo era Fininvest allora, non c'era ancora Mediaset. Sì. Non abbiamo precisato, lei da quanto conosce il dottor Marcello Dell'Utri? Guardi, io Dell'Utri l'ho incontrato in diverse circostanze, tipo le convention, anche quando stavo alla RAI, sono stato invitato una volta come ospite d'onore a una convention di Publitalia, allora non ero criminale, quindi avevo diciamo un'agibilità diversa, quindi sono andato lì e l'ho incontrato al matrimonio di Maurizio Costanzo, abbiamo anche conversato a lungo, cioè, ho avuto molte occasioni, cioè alcune occasioni per incontrarlo. E sono sempre state occasioni orientate a cordialità, a scambio di battute, diciamo salaci, anche dure delle volte, ma sempre così orientate all'umorismo, non c'è mai stata nessuna forma di aggressività. Perfetto, siccome è stato toccato il tema, lo dobbiamo riaffrontare relativamente. E questo avveniva anche con Berlusconi, che ho incontrato tante volte Berlusconi. E allora, dottore Berlusconi, lega la formula di rito che ha davanti a sé. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Leggenda complete. Paolo Berlusconi, nato a Milano il 6 dicembre 1949. Sì, qual è la sua attività? Sono editore del giornale. Non le ho chiesto se intende essere ripreso dalle telecamere che sono in aula? Preferisco di no. Preferisci di no, benissimo, allora non riprendete. Mi perdoni. Prego. Ho notato che per l'esecuzione degli adempimenti da parte del Tribunale del Pubblico Ministero sono adesso le 13:20. Chiedevo al Tribunale, è il caso di cominciare ora un esame che non so quanto breve possa essere, visto che è già in calendario una trasferta a Milano per cui non ci sarebbe neanche un problema di ostacolo a un già fisiologico per durare del procedimento? Vabbè, vediamo che tempo è prevedibile. No, potremmo sospendere e andare al pomeriggio, oppure possiamo continuare adesso. Vediamo, ministero. Non so, forse aspetta la difesa in primo luogo a intervenire. Per adesso io allo Stato non ho domande. Era il primo ministero? Sì. Ecco, il primo ministero, le parti hanno sentito il contenuto
dell'ordinanza del tribunale, quindi certo, c'è una specie di sbarramento per certo tipo di domande. Quindi tenuto conto di ciò, qual è la previsione del pubblico ministero? Sinceramente Presidente non mi sento in grado, non credo che sarà lungo sinceramente, dipende anche, io non ho mai sentito il dottore Berlusconi e non so chiaramente il modo in cui interloquisce. Va bene, e allora noi procediamo, eventualmente poi vedremo se si allungano i tempi o si dilatano i tempi di disporre in modo diverso per qualche altra udienza. Senta, il primo tema su cui è stata ammessa la sua testimonianza è la sua partecipazione alla... Innanzitutto vorrei che il dottor, essere sicuro che il dottor Berlusconi abbia compreso qual è il contenuto della, secondo le domande, secondo le risposte che dovrà dare, se riterrà che ci sia una visita per suo fratello, lei dirà che non intende avvalersi della facoltà. È chiaro questo? Chiaro. Benissimo. Allora, leggo testualmente il capitolato appunto ammesso su richiesta della difesa sulle sue attribuzioni nell'ambito della holding. Probabilmente sarà delle holding. Ecco, e allora le faccio una richiesta specifica. Lei aveva delle quote di sua pertinenza nell'ambito delle holding della Fininvest o comunque delle società in generale del gruppo? Io avevo una... Scusate un attimo, mi scusi un attimo. Nelle capitato di prova ha indicato della holding. Della holding. Che differenza c'è tra delle holding o della holding? Cosa intende? Questo è il punto. Perché probabilmente si tratta holding, di Presidente, credo che mi pare di una sola holding, però potrei, sì, non potevo fare forse domanda. È meglio che tu avessi risposto precisamente. Ci fossero numerose le holding, sì, che erano state predisposte perché in quel periodo la architettura finanziaria di un gruppo individuava in questo tipo di procedura un'architettura utile per risolvere soprattutto questioni pratiche come aumenti di capitale eccetera. Sì, io volevo sapere, lei in particolare aveva delle partecipazioni nell'ambito di queste delle... Io avevo una partecipazione del credo del 49% nella holding numero 3. Nella holding numero 3. La holding numero 3 si occupava in particolare di qualcosa, cioè aveva, deteneva in particolare una branca particolare? Sì, immobiliari. Partecipazioni immobiliari. Poi successivamente, diciamo così, c'è stato uno smembramento del gruppo, una suddivisione più che uno smembramento. Sì, nel 92, quando per la legge Mammì il gruppo ha dovuto liberarsi della partecipazione nella SE, che è l'editrice del giornale, io ho rilevato questa partecipazione più una serie di attività, direi l'intero comparto immobiliare. L'intero comparto immobiliare. Può dirci tecnicamente come è avvenuto questa, diciamo, questa suddivisione? Non curavo direttamente questo tipo di tecnicalità, però nella sostanza, nella vendita della partecipazione di mia proprietà e nell'acquisto o nella sottoscrizione di aumento di capitale delle società rilevate. E in particolare le volevo chiedere, quindi lei ha venduto, se ho capito bene da questa piccola accenno che ha fatto, lei ha venduto questo 49%, c'è stata una compensazione, diciamo così, tra questo 49% della holding che lei deteneva, la holding 3, e lei in cambio ha ricevuto, se ho capito bene, le quote di altre società? No, ho ricevuto, ho venduto la partecipazione e con queste risorse finanziarie ho acquistato o attraverso l'aumento di capitale ho rilevato la maggioranza di certe partecipazioni. Di certe società. Senta, tra queste società vi era la Cantiere Riuniti Milanesi, che lei ricordi? Sì. Presidente, c'è opposizione. Stiamo parlando del 92 e del momento in cui viene dismessa la partecipazione, questo lo specifico, per la difesa, forse non avete seguito, la partecipazione di Silvio Berlusconi nella Cantiere Riuniti Milanesi. Vedo qual è il sito. Sì. Allora, è stato chiesto la difesa. Presidente, la difesa a chi l'ha chiesto? Sulle sue attribuzioni nell'ambito della holding. Allora, Presidente, tanto per fare chiarezza su un punto, perché ho visto che ha comportato una serie di dubbi anche al Tribunale stesso, l'indicazione dell'articolato nella lista. Non certamente per fare interpretazione autentica, ma l'indicazione del dottor Berlusconi e il riferimento del dottor Paolo Berlusconi alle holding era solo per giustificare sue conoscenze relativamente a interessi imprenditoriali in Sicilia. Tutto il resto all'epoca era certamente irrilevante, non era pertinente. Quindi non
cosa ti sarebbe interessato sapere se il dottor Paolo Berlusconi avesse partecipazione alla prima, seconda, ventitresima holding nel momento in cui ancora non era contestualizzato processualmente questo riferimento alle holding. Pertanto, all'epoca, aveva quel significato lì. Nella dinamica processuale ne avrebbe assunto altro, ma che certamente non è quello riferibile all'articolato così come contenuto nella lista originaria. Per questo io ritengo pertanto che una rilevanza successiva acquisita su una data circostanza non può attrarre anche la preesistente circostanza così come indicata dalla difesa, cioè dire qua il pubblico ministero sta utilizzando un capitolato che però riguardava tutt'altro tipo di indagine, non certamente quella che sta conducendo il pubblico ministero alla luce delle acquisizioni successive. Quindi noi ci opponiamo perché non è stato mai chiesto l'esame del dottor Paolo Berlusconi sulle holding neanche a seguito delle acquisizioni. Ma non ti poteva chiedere allora perché... Appunto, la lista è stata fatta nel 97. Appunto, non potevamo mai chiederlo, evidentemente ci saremmo. Inoltre c'è pur sempre questo riferimento, che è quello che poi è contenuto nella vostra ordinanza, a domande che in ogni caso coinvolgono il dottor Silvio Berlusconi. Quindi, ma infatti sì, è stato già ripartito il testo. Sa qual è il problema, Presidente? Sì. Che là dovrebbe essere il dottor Paolo Berlusconi a compiere questa sorta di discrimine. Comunque, in ogni caso, il problema principale è innanzitutto sulla non pertinenza della domanda. Appunto, va bene. Ma io non ho rivolto nessuna domanda, Presidente, infatti mi chiedevo l'opposizione su che cosa fosse, perché in realtà aveva già risposto il testo e io mi accingevo a fare una nuova domanda. Ah, va bene. Io non so che cosa si riferisse. Ha già risposto il testo. Ma sì, andiamo avanti allora. C'è già risposto. Quindi per comprenderci, da questo momento, da quando lei acquisisce questa partecipazione, Silvio Berlusconi nella cantiere riuniti milanesi non c'entra più niente. Mi sembra di ricordare che nella cantiere Uniti Milanesi io ho acquisito una partecipazione di maggioranza e quindi il gruppo Fininvest avesse una partecipazione di minoranza. Ma a me comunque non interessava questo, io volevo sapere se tra le società che le furono trasferite vi sono anche tutte le società Edil Nord, cioè l'Edil Nord Progetti, l'Edil Nord Gestioni, l'Edil Nord Commerciale. Sì. Un'altra cosa le volevo chiedere, quindi lei ha riferito che questo avviene quando? Nel 1992, 92-93. E fino a quel momento lei che ruolo aveva avuto? Lei ha detto che aveva questa partecipazione del 49%. Era soltanto un azionario o aveva un ruolo all'interno della FINVEST? Solo una partecipazione azionaria. Quindi lei non aveva nessun ruolo dirigenziale all'interno nelle della FINVEST? Holding, no. No, nelle holding. Nelle holding. Nelle holding. Poi avevo tutta una serie di cariche nel Nord commerciali, nel Nord progetti, nel Nord servizi, dall'85 in Fininvest e in quegli anni, diciamo 85-84, probabilmente in Mediolanum, in diverse società del gruppo. Lei ricorda in questo periodo che ruolo aveva Marcello Dell'Utri all'interno del gruppo? Non so se individuo con esattezza il periodo, però era, credo, responsabile di Publitalia. Che è una delle società del gruppo. Che è una delle società del gruppo Fininvest. Senta, e questi tutti, diciamo, i responsabili delle varie società del gruppo si riunivano? C'era un'occasione in cui si riunivano tutti assieme, diciamo, tutti i dirigenti delle varie società del gruppo? Sono quelle che, se non mi ricordo male, si chiamano, però non ho, è un ricordo lontano, che ho, credo corporate, una cosa di questo tipo. Sì, io credo di non... ho partecipato naturalmente a delle riunioni collegiali di tutti i dirigenti Fininvest, non riesco a collocarle nel tempo, quando si parlava di corporate credo che io ne fossi già fuori. Quindi non si tenevano, quando lei era dirigente della Fininvest? No, si tenevano delle riunioni... Tra i vari dirigenti. Tra i vari dirigenti. Quindi sì. Per esempio appunto Dell'Utri per la Publitalia. Anche esempio. Certo. E per le altre società gli altri diversi responsabili. Si ricorda con quale cadenza si tenevano queste riunioni? No. Senta, la Paolo Berlusconi Finanziaria è una società di sua pertinenza? Sì.
integralmente di sua pertinenza? Sì, credo per un 0,5 di mia figlia, però diciamo sostanzialmente di completa pertinenza mia. Lei possedeva 6.300 azioni su 21.000 della società Cogge S.P.A.? Sì. Ci può dire di che cosa si occupava questa società? È una società di costruzioni civili di proprietà di tre persone di Parma, l'ingegner Mion, il dottor Mori e un'altra persona di cui non ricordo il nome che è deceduta e di cui, avendo un'amicizia con l'ingegner Mion, ho rilevato le azioni che lei ha detto, pari grosso modo al 30%, come partecipazione finanziaria in una società di costruzione civile. Senta, questa società che le ricordi aveva anche un socio, lo dico solo per indicare l'origine, chiaramente non per altro, lei ha parlato appunto di tre soggetti di Parma, anche un socio siciliano? Non lo so. Certo, Simonetti Salvatore, che aveva il 5% delle azioni. Mai sentito nominare. Lei non ha mai avuto contatti con questo Simonetti? No. Lei sa se la Cogge aveva interessi in Sicilia, interessi intendo appalti in Sicilia, appalti immobiliari in Sicilia? No, Presidente, so che aveva... Presidente, c'è opposizione perché inizialmente il pubblico ministero aveva chiesto un'eventuale estensione del capitolato sul tema attinente alla Cogge. Ci eravamo pronunciati, non so come si sia pronunciato il Tribunale, a prescindere comunque dalla pertinenza originaria. Il dottor Paolo Berlusconi ha chiarito che la sua partecipazione alla Cogge, quale Paolo Berlusconi finanziaria, è la sua partecipazione a titolo personale, con una forse copartecipazione dello 0,5% della figlia. Quindi chiaramente non c'è alcuna possibilità di riferimenti traslati alla persona del dottor Marcello Dell'Utri o comunque anche alla fine invece volendo essere indulgenti verso l'estensione dell'esame nella più generica delle ipotesi. E come facciamo a dirlo? Cioè la domanda sarebbe ultronea secondo la difesa? Sarebbe assolutamente non pertinente perché è una partecipazione a titolo personalissimo del dottor Paolo Berlusconi. Presidente, si tratta di questioni che sono già oggetto di questo procedimento, sono stati acquisiti degli atti relativi alla Cogge S.p.A., abbiamo sentito dei testi. Non mi pare che in quell'occasione la difesa si sia opposta. Dico, potrebbe anche essere un cattivo ricordo. A mio avviso sono estremamente rilevanti, ma rilevanti non nel senso che intende la difesa, probabilmente, però si inseriscono in un contesto su cui il test ci potrebbe magari riferire delle circostanze. Io non so cosa il test mi può dire. Il difensore presuppone delle risposte del test che probabilmente... Sì, va bene. Visto che il tribunale ha chiamato in causa la difesa, fin da allora noi... opponendo in rilievo che non sembrava affatto pertinente questa produzione documentale del pubblico ministero a supporto delle dichiarazioni di Sino. Abbiamo in ogni caso appreso oggi che si tratta di una partecipazione personale in cui non è coinvolta la Filimes, cosa che non sapevamo allora. Questo si sapeva anche prima. No. Che sul punto ha deposto l'ispettore Puggioni Gesuino al suo tempo. Ma dopo che era stato già messo il tema di prove. Sì. Quindi... All'udienza del 4 novembre 2002. Vabbè, quindi già lo sapevamo questa situazione. Prego, questo. Sì. Può completare. E allora, dunque, le stavo chiedendo se lei era a conoscenza di interessi in Sicilia della Cogge S.p.A. Specificatamente no, in quanto non mi occupavo di nessun tipo di investimento della Cogge. So che aveva interessi in tutta Italia, nel senso che non era una società che costruiva esclusivamente nella regione di pertinenza sua. Comunque dico, quindi questo significa che lei non ha avuto mai contatti che da cui derivavano, diciamo, queste conoscenze su una... Ovviamente. Con interessenza diciamo in Sicilia della Cogge. Io la domanda gliela faccio in ogni caso, anche se mi pare ricompresa in questa in fondo. Cioè se lei ha mai sentito, mai incontrato eventualmente gli imprenditori Gentile e Tarantola di Trapani. È un nome che non mi dice niente. Un'ulteriore domanda, se lei ha mai sentito parlare di Vincenzo Garraff. Vincenzo? Garraff. Mai. Che c'entra questo? Non credo che entri nel tema di prova. Va bene, come ti sei già risposto. Senta, ritornando al primo tema che abbiamo trattato, vi è un motivo per il quale si decise di assegnare a lei nella divisione che viene fatta nel 92-93 proprio il settore edile, diciamo edile, per dirsi voglia? Beh, era il settore dove io operavo da sempre, quindi era una cosa logica e naturale. Era il mio interesse primario,
e quindi di questo mi sono continuato ad occupare non più come dirigente responsabile ma anche come titolare azionario. Senta, di queste società che lei ha ricevuto vi era anche la Edil Nord Commerciale. Lei ricorda, cioè, di che cosa si occupava la Edil Nord Commerciale? Della parte commerciale della, delle società immobiliari, cioè praticamente della commercializzazione dei suoi prodotti. Quindi della compravendita di immobili? No, sì, della compravendita di immobili, nel senso che alienava o affittava gli immobili che la capogruppo realizzava o comunque le società immobiliari del gruppo realizzavano. Lei ricorda se, così come si usa effettivamente, avviene quasi sempre, quando si procedeva a vendita di immobili veniva esposto un corrispettivo inferiore a quello reale? Ma su questo credo che... Sì. Ma no, avvocato, per favore non intervenite, lei è un sostituto tra l'altro, non può intervenire. È sostituto l'avvocato Tripoli, quello Federico, quindi non è caso... Non l'abbiamo detto nel verbale di udienza, io ho dato atto alla presenza sua e dell'avvocato Di Peri. Sì, vabbè, questo chiaramente non è caso. Per la forma. In ogni caso, Presidente, credo che sia evidente l'incompatibilità della domanda con 198, visto che sostanzialmente cosa si sta dicendo? Di ammettere un fatto che potrebbe costituire eventualmente reato a carico del dichiarante? Il testo è già stato già avvertito sul punto. Ma Presidente, sarà avvertito sul punto, ma il testo non è un... Sì, certo, non ha condizioni giuridiche, chiaramente, lo capisco. Va bene. Lei intende rispondere a questa domanda, dottore? No. Benissimo. Senta, lei è stato imputato davanti all'autorità milanese per la creazione di alcuni fondi extracontabili all'interno della struttura Fininvest? Sì, opposizione, Presidente. Non riesco a capire questo, che cosa potrebbe pregiudicare. Ma è fuori capo. Questo per valutare la credibilità del testo, Ministero, qual è? Certo, Presidente, sì. A cosa può... Di tutto per cosa vuol verificare la sua domanda. Presidente, per verificare un fatto e poi, secondariamente, certo, anche in relazione all'attendibilità del testo. Presidente, non credo che l'aver posto un certo tipo di eccezione per conto alla difesa di proporne altre. In ogni caso, ma sulla tenibilità del testo cosa può riferire? Questo è un fatto obiettivo, per tornare ai fatti oggettivi di cui abbiamo parlato abbondantemente in questa udienza. Sì, infatti è un fatto oggettivo. È un fatto oggettivo, pertanto non capisco la pertinenza. Se è semplicemente un sì o un no, l'ha già risposto. Anche se è un fatto oggettivo, si può dimostrare, il testo può anche rispondere, visto che è un fatto oggettivo. Lei ricorda, dottore Berlusconi, questo? Certo. Sì. Quindi la risposta è sì. Presidente, noi ci fermiamo qua con le domande, tenendo conto della... C'è il difensore dell'ordine della parte civile, nessuna domanda. Ado Giantino, nessuna domanda, va bene. Allora possiamo porre termine all'esame, dottore Berlusconi. Scusi, posso dire una cosa? No. Come non si attinente ai fatti, se vuole continuare in base alla sua posizione? No, come è capitolato, visto che c'era la domanda se c'erano state delle attività immobiliari in Sicilia, volevo solo sottolineare che io in Sicilia sono venuto per la prima volta 2 o 3 anni fa per una vacanza, oggi per la seconda volta, per la ricostruzione del centro storico di Palermo si presuppone perlomeno che ci sia un sopralluogo, siccome io ero responsabile di tutte le attività immobiliari, ho trovato veramente buffo ipotizzare che ci fosse un interesse del gruppo immobiliare del Nord o Fininvest per la ricostruzione del Palermo. No. Grazie. C'era un interesse immobiliare Fininvest in tutto il territorio nazionale? Sì. E a questo punto noi abbiamo interesse però di fare qualche domanda. Va bene. No, possiamo concludere. D'altra parte abbiamo già consentito al testo di esprimersi qualcosa di cui non avrebbe dovuto deporre, perché non è stata posta la domanda. Va bene, può andare, dottore Berlusconi.